Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio su Un Epic. La scorsa volta, dopo varie morti, vari avvenimenti, vari variosi, abbiamo sbloccato una nuova porta che magari adesso andiamo ad utilizzare. Purtroppo sono ancora senza internet, per cui la situazione è ancora triste, veramente triste. Che succede? Ho visto qualcosa lì che sbrilluccica nel buio. Forse una moneta o qualcosa di utile. E ovviamente arriva un bastardo di turno, che era un piccolo bastardo, come lo definisce lui, che mi fregano la roba. Trappola, direi di no. Di qua non si può passare. Ah, è vero che avevamo preso la chiave la scorsa volta. Perché ti fermi? Ma chissà, ho visto quelle grandi pietre che cadono dappertutto. Potrei venire sfracellato. Effettivamente. Questo passaggio è l'unica strada per raggiungere la miniera. Certo, sono sicuro che tu voglia che non facciamo un'altra strada. Togliamo di mezzo queste palle odiose che non fanno altro che rovinare l'atmosfera. E qua ovviamente c'è il bastardo di turno. Aia. Purtroppo mi sono avvicinato troppo. Cioè non l'ho colpito in tempo. Dai, hai lanciato magia. E muori. Allora, là c'è un tipo. Questa zona non sono convinto di averla ancora esplorata. Però qua è tutto buio. Oh, sì, mi ricordo invece. Torniamo verso l'inizio un attimino. A cercare se è di là che si deve andare. Proviamo ad andare da quel lato lì, va? Ho visto che adesso sembrerebbe magari accessibile. Ah, vedete? Ah, invece no, serve un'altra chiave. E tac. No, ok, no. Non si fa proprio. Giù di qua? Non ci siamo ancora andati qua, se non sbaglio, allora. Serve un'altra chiave. Vabbè, allora niente, torniamo indietro. Ok, troppi pipistrelli. Lì c'è il mercante. Uccidi 100 mostri. Pensate. Un'altra chiave che non abbiamo, ovviamente. Ok, 3 colpi abbiamo detto. Perché se andiamo così a caso, poi moriamo. Ok, allora. Distruggiamo tutto ora. Lancia leggera. Mi spiace. Non c'era nulla. Monete. Occhio di satiro. Immagino sia per fare pozioni. Qui non c'è nulla. Oh, mercante Zoran. È un farabutto. Ucciderlo? Ma anche no. Casco nero. Adesso mi chiamo casco nero. Ok, cos'hai da vendermi? Classic controllo, probabilità critica con mazze. Danno 100. Wow. Ma sì, dai, chi se ne frega. Abbiamo qualcosa da vendere noi? Sti diamanti. E direi di andare di qua stavolta, magari. Così che sputano veleno. No. I serpenti penso che siano la nemesi più grande, cioè veramente. Ah, quindi non avevo ancora acceso quella lì, peccato. Cioè veramente una stronzata, perché era lì bella in vista. Quindi mi sa che proprio l'unica parte che è possibile fare a sto punto è proprio quella là con i massi. Anche se in realtà mi sembra difficile, perché ho fatto una stronzata, Ma ok, quella stanza sopra in realtà è tutta esplorata, solo che appunto non ho acceso quella torcia che ho visto adesso mentre cadevo giù. Quindi l'unica strada è andare di qua, purtroppo, e affrontare sta parte qua. Ok, basta. No, ripeto. Ma accidenti. Cosa è successo? Non è successo nulla. Sì, ma che cavolo.
Vanno per mano di quello. E mo? Sì, ho trovato un altro cancello. Che è qua. Ok. Torniamo di qua. E mo? Allora, come mai gli ho fatto un... Era un critico quello, può darsi. Qua devo accendere le lampade, per favore. Per favore. E qua non vedo una merita ceppa. Ah, minchia. Aiuto! 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 Ciao! Ok. Questo posto è uno schifo. Così sto un po' più a debita distanza. Poi sarebbe anche cosa buona e giusta se riuscissimo a fare così. Perfetto. Bam, 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 bam. Ehi! Ah, quello è quello che prende la roba che lascia indietro. Vabbè, non importa. Qua l'inculata c'è per forza. No? Qui c'è un martello in pessime condizioni, probabilmente usato da un fabbro. Ce la mi fa aprire la chest perché c'è un martello in pessime condizioni, probabilmente usato da un fabbro. Fammi capire. Boh. Vabbè. Tiè. Questa cosa? Ok, alla fin fine la lancia potrebbe essere... Ok, ho capito che qui non è cosa, eh. Chi se l'aspettava di dover affrontare tutte ste avversioni. Forse la formichina che... Ah, ma perché qua c'è... Ok, così si ragiona. Ma ormai è successo. Aia, aia, aia. Ma dai, oh, fai schifo. Cosa vuoi? Allora. Oh. Stavo per dire, riusciamo ad evitare i casini? Direi proprio di no. Oh, ma devi salire su. Su. Via, 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 via. Allora, non siamo armati a dovere. Cioè, io mi chiedo come cazzo fa uno a vederli. Che sono mimetizzati con lo sfondo, porca troia. Oh, un altro cancello. Perfetto. Torniamo indietro. Ok, visto che abbiamo un po' di soldini, per caso tu hai roba da venderci? Tipo? Ricetta... Rigenerazione. Rallenta veleno. Mi dispiace, ma io me ne approfitto delle vostre debolezze. Porca miseria. Ma che... Oh madonna. Ma
siete agili, eh? Certo. Sì, senti, non c'è modo che io riesca a uccidervi così, però. Anzi, forse aspettate. No. Voi piccoli stupidi pensate di essere forti, ma io con la astuzia vi ammazzo tutti. Funziona? Non ci credo. Ma come cavolo è possibile? Ok, no, aspetta. Qua c'è qualcosa che non cosa. Prima di tutto finiamo di esplorare. Ok, qua abbiamo illuminato tutto, perfettissimo. Ok, torniamo indietro. Adesso vorrei andare lassù perché vedo roba strana scintillante. E poi c'è un baule che mi interessa molto di più. Perfetto, ho salito di livello oltretutto, ottimo. Allora, io sinceramente ho paura che sia un boss, sinceramente. Quindi vado un attimo a salvare e torniamo qua. Che diavolo è questo pozzo? Ci sono resti di gusci d'uovo ovunque. Una specie di marchingegno nel mezzo. Cos'è? Dobbiamo essere nella tana del grande Dinidon. E questo strumento lo risveglierà. Un verme? Lo sapevo. Immagino dovrò usare l'arco. Bene. Ah, ma lancia delle uova? Cosa adesso? No! È spuntato in un punto diverso, ma... Ok. Proprio per essere sicuro che... Che non mi riesca ad ammazzare in nessun caso. È solo... Addio. Bam! Questa volta è stato molto più semplice. Beccati questo, Zer, l'ho accoppato, Shai Hulu della mia troia. Beh, non sento echeggiare nessuna risata, la fortuna favorisce sempre. Cos'è? Io sono il primo guardiano, ho tenuto la chiave della fogna. Cos'è questo segno? Ehi là, anello dell'arciere, in più di danno con l'arco, mica male. È pergamena di abilità corpo a corpo. Ottimo. Scusa, ma lì come ci arrivo? Ok. Beh, quando il monaco afferrò la freccia a mani nude, Zurio si grandisse il dominio della mente e del corpo. Sono insieme la chiave per la superiorità. Ehi, ho scoperto la sfida, il re della schivata. La sfida è schiva le rocce che cadono fra le colonne del corridoio verso la miniera. Me l'ho già fatto. Intenso ma breve. Bam bam bam. Siamo i distruttori di questo mondo. Allora, un baule. Monete. Siamo ricchi. Quindi, uno, non morire. Due, scoprire dove, cosa comprare. Ah, alto e forte, sei un buon candidato. Candidato per cosa? Per ingravidare donne. Ingravidare donne, woo! Ah, ti ho scambiato per un cavallo da monte, la stagione dell'amore. Beh, lo faremo nel prossimo episodio.
Ciao a tutti.